Buongiorno amici, oggi Falling in Reverse è un genere che io di solito non ascolto, non mi fanno impazzire in linea di massima, ma ho dovuto aprire una parentesi per questa canzone, esattamente per Watch the World Burn, perché ha delle cose che a livello cantato anche secondo me sono sovrumane. Ronnie Radke, il cantante, è colui che fondò i famosi per gente come me che ascolta il genere brutto, Escape the Fate nel 2006. Io penso che i vecchi metalcore se li ricordino. Poi fu mandato via, ha avuto un sacco di problemi, finito in prigione per un casino, ha avuto una vita di merda e ha fondato poi Falling in Reverse nel 2008. Anche lì poi una serie di vicissitudini incredibili anche a livello giudiziario. Diciamo che non è proprio il compagno di merende con cui vorreste passare una giornata in tranquillità, senza che non succeda assolutamente nulla, perché se fate un pomeriggio con lui quasi sicuramente finite in prigione. Ma andiamo ad ascoltarci la canzone, così vi faccio capire perché mi è rimasta lì e perché diamine dovete andarvela ad ascoltare, perché secondo me è un insegnamento per tutti, soprattutto per chi canta. Let's go! Beh, video cinematografico innanzitutto. Lui è anche rapper, ma ciò non giustifica quello che farà tra un po'. Il video spaziale, il video è proprio una roba già fuori dal comune. Qua si inizia a incazzare, Cioè la canzone è praticamente due parti, la prima parte rap elettronico. Ma cosa ha fatto per congiungere le due? Cosa ha fatto? 7 miliardi di sillabe al secondo. Incommentabile in senso buono. Cioè, ma che cosa ha con... Allora, i Falling in Reverse sono una band eccezionale, prima di tutto. Che io non li ascolti non vuol dire che facciano cagare, anzi. Semplicemente non rientrano nei miei ascolti personali, perché c'è tantissimo rap, a me è una cosa che non va molto. Ma qui la mia attenzione è proprio stata catturata dal tipo di cantato, su cui hanno lanciato anche diverse sfide. Hanno
chiesto di sfidarlo in questo rappato impossibile alla velocità della luce per vedere che riusciva a fare la stessa cosa che riesce a fare Ronnie. Ma la roba... Poi, se ascoltate la canzone, che è fatta molto bene anche a livello di struttura e contiene generi molto diversi tra di loro, a livello di cantato anche lì parla, passa dal rappato, da quella roba impossibile che fa, a un cantato molto più heavy metal, passatemi il termine, fino a passare anche alle vocalità molto più distorte, alle voci sporche. A livello di vocalità, cioè, lui ha tutto. Ronnie, guarda, tanto di cappello, ce le sai fare tutte, ti manca la lirica e poi sei a posto. Musicalmente non si discutono, andatevela a sentire, gustatevela in cuffia, perché quel ritornello, quella parte rappata vi entrerà in testa e non vi esce più. Guarda, ve lo prometto quasi, andatevelo a sentire. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ci vediamo al prossimo video. Stay rock!